Benvenuti ad una nuova puntata di Prisma. Oggi affronteremo un tema di attualità, eh, di cronaca, che riguarda l'incendio di due autovetture avvenuto nel centro storico di Roccaraspide. Siamo qui nel luogo dove sono state incendiate due autovetture e come potete vedere alle immagini, i danni che hanno causato le fiamme che si sono sprigionate dai due veicoli sono abbastanza ingenti. Questa è una casa che è al momento disabitata, ma di proprietà di una persona che vive a Battipaglia e che veniva quindi saltuariamente in questa abitazione nel centro storico di Roccadaspide, vedete a terra ci stanno tutti i segni di queste incendio, quindi sull'asfalto sull ci sono tutti i residui eh, di, del, di, delle auto eh, bruciate, è stato danneggiato il portone d'ingresso di questa abitazione e come potete vedere anche la parete per molti metri è annerita dalle fiamme, così come la finestra si sono rotti i vetri e addirittura qui eh, nella parte bassa, al lato del portone d'ingresso, è saltato completamente il il portone, vedete ci sono anche dei calcinacci a terra il, il portone, il legno è andato completamente distrutto. Quindi questo è lo scenario che si presenta eh, dopo l'incendio di queste autovetture qui mh, nel centro storico di Roccaraspide ci ha chiamato Mario Marsavella Radu di origine rumena eh, per raccontarci un po' quella che è la vicenda ehm, che c'è dietro a questo incendio di due autovetture che è avvenuto eh, qualche giorno fa eh, qui nel centro storico. Sono andate distrutte due smart e una di queste smart che è andata distrutta è di proprietà eh, dello zio di Mario. Quindi adesso lui ci racconterà un po' quello che è successo. Eh, diciamo, Precedentemente all'incendio, all e, ehm, e tutta quando insomma la, la vicenda. Quindi Mario, eh, iniziamo a parlare prima di tutto dell'ultimo episodio, quindi quello che ha riguardato eh, l'incendio di questa autovettura. Quando è avvenuto è avvenuto verso le 5:5 e mezzo, noi stiamo in casa tranquillissimo. Abbiamo sentito l'allarme, così abbiamo scattato tutti. Eravamo vestiti in casa, ci siamo vestiti abbiamo venuto qui. Abbiamo, venuto, abbiamo vissuto un, un inferno, in poche parole a dire. Non si poteva salvare niente. E così abbiamo chiamato i forzi di ordine. Hanno arrivato, dopo un po' di tempo, finché le macchine sono andate distrutte, e non abbiamo riuscito a fare niente. Dopo di questo siamo andati a casa e siamo stati tranquilli, però, in questo modo, non è che siamo tranquilli a Roccadaspide, in poche parole, da questi ragazzi che ci stanno minacciando ogni giorno che, fra un paio di giorni, vengono a picciare pure la casa. Aspetta, andiamo per ordine. In effetti noi adesso non abbiamo le prove di, quello, di chi eh, poi effettivamente ha ingegnato l'autovettore. Quindi possiamo fare una tu puoi fare una supposizione su quelle che sono le cose che sono successe prima di questo episodio. Quindi tu oh, dici che da un po' di tempo oh, siete minacciati, tu e anche la tua famiglia, siete minacciati da, eh, da alcuni ragazzi eh, qui di Roccaraspide. Sì, sì, siamo minacciati. È Un fatto più vecchio, che stanno le denunce dai carabinieri, si parla da otto mesi fa. E sono stato picchiato nella mezzo della strada, così, ho avvenuto tramite che ho venuto verso la strada, ho, ho provato a prendere pure delle telecamere, quella, il fatto che è successo, mi minacciava pure con una pistola un ragazzo in una macchina, senza che io lo conosco, il fatto si parla da otto mesi fa. Riveniamo eh, due o tre settimane fa. Era mio padre che passava tranquillo sulla strada. L'ha fermato dai ragazzi da Roccadaspide e l'hanno iniziato a picchiare. L'ha spaccato pure il telefono, l'ha ha, ha preso il telefono, l'ha buttato tramite che mio padre voleva chiamare i carabinieri. Il giorno successivo, abbiamo uscito in piazza come siamo noi per fare delle spese. Un certo tizio è venuto si è fermato con la macchina vicino a mio padre e ha iniziato a picchiarlo, senza motivo, senza nessun motivo. Dopodiché mio padre si è andato a fare la denuncia dai carabinieri e davanti a casa è stato picchiato di nuovo, senza nessun motivo, con una barra di ferro. Siamo andati dai carabinieri di nuovo all'ospedale, ha messo delle punture, tutto. ha detto andate a casa e state tranquilli, noi non siamo tranquilli. Tranquillissimi, perché tengo dei bimbi a casa, tengo dalla famiglia e così come sto minacciando ogni giorno, non è che sto tranquillo. Invece, per questo motivo, vuole avvertire tutti, tutti i ragazzi che noi siamo, non siamo dei criminali, non siamo dei chissà pensi loro che siamo, noi siamo dei bravi ragazzi lavoratori. Noi non abbiamo dato fastidio a nessuno e anche, noi non deve, anche loro non devono dare a noi. In poche In po parole. Se succede qualcosa, lo sanno direttamente i carabinieri di chi sono. E per questo ho chiuso. Quindi, diciamo, ci sono stati diversi episodi. Cioè, tu dici, ci sono questi ragazzi ehm, che eh, ci, hanno, ci hanno minacciato, hanno, ci hanno maltrattato anche mio padre. Poi c'è stata eh, qualche giorno fa anche un'ulteriore un vicenda dove eh, c'è stata una lite, diciamo, proprio tra credo che ti, ti abbia visto te protagonista con uno di questi ragazzi. No, no, era mio padre, non è che stavo io, però non è che protagonista in che senso? Noi non abbiamo fatto niente, in mezzo alla piazza, davanti a tutti i genti, poteva succedere di peggio, così mio padre l'ha preso a botte senza alcun motivo, non si capisce il motivo di quale sarebbe. Ulteriore, noi come siamo stati, qui abbiamo sentito l'ultima dall storia con... dalla macchina e così ci possiamo aspettare pure che in qualche istante minuto può succedere anche nella casa nostra, così noi ci abbiamo dei bimbi, così io perciò tengo la paura. Ma secondo te come mai queste persone, questi, questi giovani, insomma, hanno questo accanimento nei vostri confronti? Secondo me loro, come si credono tutti i ragazzi da Roca D'Aspide più bravi, che picchiano chi ci dà fastidio a qualcun altro, che ha picchiato tutti i rumeni, tutta la faccenda, che hanno bruciato pure la macchina. Loro non adesso, come mi hanno picchiato a me, io come già ho fatto la denuncia, hanno preso una specie di invidia da me che io mi sono andato a fare la denuncia, perché gli altri rumeni che hanno stato l'hanno impaurito, l'hanno messo paura, sopra pressione, sotto pressione, non se ne è andato dai carabinieri per fare la denuncia. Io sono stato da fare la denuncia e loro ho preso una invidia su di me. Così ha detto che quando mi prendono mi fanno fuori, ma io posso resistere fino a un certo punto. Perché... Pure noi ci abbiamo, siamo delle persone, ci abbiamo due mani e due piedi, non è che ci abbiamo paura di qualcun altro. In, in poche parole, pure noi siamo pronti a, a qualsiasi intervento di loro, non è che mo, noi come siamo venuti qua in Italia siamo rumeni bravi, però possiamo essere pure cattivi in questo punto. Tu dicevi che è una famiglia dei bambini? Sì, tengo due, io tengo un bambino e mio fratello un altro bambino, uno di tre anni e l'altro di due anni. Si, già sono impauriti de, delle faccende che tutto è successo e non vorrei che succeda un altro più peggio di questo. Allora, l'ultima cosa che lo voglio dire, eh, ho la paura di loro come sono stato minacciato. Lo sa pure il padrone di casa perché l'hanno fermato e vedi che noi veniamo a cenderti a casa eccetera eccetera. Noi siamo preoccupati da questa faccenda che tengo dei bimbi a casa. Uno a disperazione può fare, può fare delle, tutte le cose che si può mettere in testa. Le indagini dei carabinieri sono in corso per risalire ai responsabili perché da quanto è stato accertato fino a questo momento si tratta quasi sicuramente di un incendio di matrice dolosa. Quindi le indagini dei carabinieri di Occadaspide stanno effettivamente verificando eh, per tutti gli elementi il loro possesso per risalire quindi ai responsabili che eh, durante la notte eh, intorno alle 5 del mattino Uh, hanno appiccato il fuoco probabilmente con l'utilizzo di una sostanza infiammabile. Quello che diciamo, tu hai fatto, quante denunce hai fatto ai carabinieri? Sono parecchi, so parecchi denunci, tengo a casa un dosario pieno di tutti i denunci, questi denunci e nessuno non ci prende in considerazione quello che abbiamo fatto. Finché ha detto, dici, state a casa, state tranquilli, ma noi possiamo stare tranquilli fino a un certo punto, finché eh, ne ha detto con la macchina sta, uh, tale e quale, andate a casa e state tranquilli, andate a casa e state tranquilli. Quando è successo con mio padre, tale uh, uguale ha detto, andate a casa e state tranquilli, davanti a Caserma l'ha picchiato, con la macchina tale e quale. Andate a casa e state tranquilli. Dopo un, una certa ora ha bruciato la macchina, abbiamo trovato un inferno, un inferno qua. E questi sono. E perché poi secondo te è stata bruciata la macchina di tuo zio e non la tua magari? Io la macchina non lo tengo, anzi, non, manco io non capisco perché lui non c'entra niente con tutta questa faccenda, lui è un ospite in casa mia, soltanto che sta con la mia zia, non è che c'entra qualche cosa, però loro ci vogliono mettere sotto pressione. Per far capire che devo tirare la denuncia dai carabinieri, in poche parole. E lui non c'entra niente con la questa faccenda? Non lo so, questa non capisco manchi io. Ma secondo te c'è una forma anche di razzismo? Io, solo perché siete rumeni, insomma, c'è questo atteggiamento nei vostri confronti? No, non penso, non penso questo che c'è da, da loro. Non penso questa cosa, soltanto che loro si credono bravi da rocca i ragazzi che picchiano pure il gatto che ci passa, davanti, Ma a chessa si, si pensano loro questa faccenda. Quindi, se adesso ti, se adesso ti stessero ascoltando, cosa vorresti dirgli? In poche parole, noi non abbiamo niente con loro, ma anche noi non abbiamo niente con noi perché. Ognuno ci ha da famiglia a casa, non è che è una minaccia questa che lo dico. Però loro si mettono dai, in panni miei. Tengo dei bimbi a casa che si possono spaventare. L'ultima cosa, noi non centriamo, non, non vogliamo fare guerra contro di loro, ma anche, noi, ma anche loro contro di noi. Secondo me deve essere tutto tranquillo lì, perché pure noi possiamo fare quella che ha fatto loro. Ma noi vogliamo dimostrare che siamo dei rumeni, che... Altri rumeni non è andato un esempio, questo che facciamo noi adesso, che noi siamo bravi. Abbiamo, sono da dieci anni che sto qua in Italia e non ho fatto mai nessun casino. Che abbiamo bevuto, che abbiamo fatto qualsiasi cosa, l'abbiamo fatto nella casa nostra, non ne abbiamo uscito fuori come escono loro con dei martelli, cortelli, pistole, eccetera, eccetera. Come tengo tutti i denunci messi. Voglio dimostrare che siamo dei rumeni bravi e vogliamo fare bravi fino alla fine. Fino a un certo punto, chi, finché abbiamo, aggiungiamo in una disperazione che si può scatenare un inferno. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima.